Non capita tutti i giorni di poter assistere alla creazione di un'opera d'arte in diretta, ma questo è quanto accaduto sabato scorso presso la libreria Cattaneo Lecco. Per il secondo anno consecutivo è stato possibile ammirare il lavoro un abile artista del legno, che a colpi di scalpello ha dato forma ad un San Giuseppe nel migliore stile della Val Gardena. Emar Goller, nativo di Santa Cristina in Val Gardena, maestro scultore, è stato al centro dell'evento, che ha ammantato la libreria Cattaneo di un'atmosfera antica, quell'atmosfera antica delle statue lignee di tradizionale fattura e abilità, fatta di colpi secchi e precisi, tocchi lievi e sapienti di finiture che rendono queste statue lignee ognuna un'opera d'arte, anche se una è simile all'altra, è sempre un'opera d'arte a sé stante. Vederlo al lavoro, silenzioso e concentrato, ma spesso sorridente con lo sguardo fisso sulla sua creatura, che colpo dopo colpo prendeva forma, era uno spettacolo affascinante. Il legno adoperato, il cirmiolo o cembro, varietà che appartiene alla famiglia delle pinacee, è un legno tradizionalmente impiegato in questi lavori. Come si può vedere nelle immagini, il lavoro richiede una maestria e padronanza degli utensili che non si può improvvisare, ma che è frutto di una lunga tradizione e pratica. L'artista lavora per Landri di Selva Val Gardena, famosa in tutto il mondo per i suoi presepi in legno. La tradizione delle sculture di legno è antica e ben radicata, scusate il gioco di parole, in Val Gardena. Tra i principali esponenti possiamo ricordare Walter Bacher, Juan Fernandez, Ulrike Bernardi, oltre naturalmente a Emar Goller. Uno dei più famosi scultori di legno fu il professor Karl Kaut, tedesco, nato a Spaichingen in Germania nel 1879 e formatosi alla Scuola d'Arte dell'Accademia d'Arte di Monaco di Baviera, nonché autore di moltissime cappelle commemorative e monumenti lignei. Presepi e statue che ancora oggi è facile incontrare nella Germania meridionale. In Italia è conservato, precisamente in Val Gardena, un suo spettacolare presepio che porta ovviamente il suo nome. Ma ritorniamo all'iniziativa della libreria Cattaneo. Come abbiamo già detto, lo scorso anno è stata realizzata una Madonna lignea che era esposta in vetrina, realizzata anch'essa dal vivo sotto gli occhi dei fortunati che, come quest'anno, ha potuto, per un attimo, per un pomeriggio, ammirare la nascita di un'opera d'arte, momento per momento. Ovviamente, sempre presso la libreria è possibile, per chi lo volesse, acquistare preziose statue natalizie in legno. Christmas time.